una fiera che è unica ed è una bellissima occasione per vivere la nostra mostra d'oltremare e soprattutto per vivere il Natale in un modo anche diverso e più forte, cioè valorizzando le artigiane e gli artigiani del nostro paese, della nostra terra, della nostra città. Tra questi artigiani, grazie al Comune di Napoli e grazie alla fiera, troverete soprattutto dei giovani che hanno risposto ad un bando e in modo completamente gratuito espongono le loro opere. Noi come Assessorato ai Giovani crediamo in questa strategia e in questa collaborazione con la fiera, perché catturare spazi di talento per i ragazzi della città di Napoli è il nostro modo per incoraggiarli, per avere fiducia in se stessi e, perché no, per crescere come delle vere e proprie start-up in un campo, quella dell'hobbistica, della fieristica, che sempre di più occupa lo spazio delle persone e occupa anche delle fette di mercato. Questo fine settimana alla Mostra d'Oltremare arriva la sesta edizione della Fiera Napoli Creativa. L'appuntamento dedicato alle arti manuali, all'hobbistica e al bricolage mette in risalto i giovani creativi partenopei che hanno partecipato ad un bando del Comune di Napoli per far emergere i migliori fra gli appassionati del fai-da-te. 91 le imprese coinvolte provenienti da 14 regioni italiane e 2 spagnole, con iniziative che puntano a coinvolgere i visitatori attraverso workshop, corsi e dimostrazioni. Il tutto in collaborazione con Promoberg Fiera di Bergamo negli spazi d'elezione della mostra. La Mostra d'Oltremare di Napoli è rinomata in tutta Italia, è il punto di riferimento del Sud Italia come quartiere fieristico. Noi abbiamo creduto in questo progetto nel 2012, abbiamo sfidato un po' di tentennamenti da parte anche di alcuni operatori. Chi ha partecipato si è trovato benissimo fin da subito. Noi abbiamo avuto un evento che ha avuto modo di crescere con il sostegno anche dello staff della Mostra d'Oltremare, per cui è stata un'esperienza veramente entusiasmante. L'anno scorso, fra l'altro, abbiamo portato un altro evento che è la Mostra d'Arte Contemporanea, anche quello ha avuto successo, un grande afflusso di pubblico, per cui tutte le edizioni di eventi che noi abbiamo svolto qui a Napoli hanno avuto un ottimo riscontro.